Mi scuso per il colpevole ritardo, ma la cena era pronta. Lazio-Roma finisce 1-0, Lazio in semifinali di Coppa Italia. Ma andiamo per gradi, perché nel primo tempo le squadre si annullano veramente, nel vero senso della parola. Una gara noiosa con un'occasione e basta. Ovvero il tiro di Cataldi parato da Rui Patricio nel secondo tempo. La Lazio inizia meglio e al 50esimo Huijsen calcio a Castellanos in area di rigore. Calcio di rigore per la Lazio, che è ben diverso da quello che è successo tra Magnani e Darmian, perché qui Huijsen colpisce nettamente il piede di Del Tati. E allora va Zaccagni, che spiazza Rui Patricio, 1-0. La Roma non riesce a portare attacchi efficaci dalle parti di Mandas, se non con un tiro di Asmun parato dal Greco, e poi lo stesso Greco smanaccia su Pellegrini e la palla finisce fuori. Ma i tentativi alla disperata della Roma diventano tensione. Al 95esimo Pedro si fa buttare via perché reagisce a Paredes, doppio giallo perché era già ammonito e va a cacciare. E al 99esimo, ormai sul gong, Asmun tira un pugno a Rovella, espulso anche lui. Finisce così il derby. Ancora una volta la Lazio ha la meglio e vola in semifinale di Team Cup, dove affronterà la vincente di Juventus Frosinone. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Un derby brutto, brutto e pieno di tensione. Come detto prima, nel primo tempo potevi dormire e non ti accorgevi che avevano giocato. Mi stavo addormentando al 23esimo, ragazzi. Bassi ritmi, paura di perdere, 0-0. Allora, ti ha fatto qualcosa in più e ha meritato il passaggio del turno. Roma che fa fatica, Roma che il migliore in campo è colui che però la decide in negativo, secondo me, perché Huijsen ha fatto una gran partita, ma è colpevole del gol preso, diciamo. È andato sicuro pensando di essere in anticipo, ha preso il Tatti. E niente, qui da Dani Football è tutto, scusate ancora per il ritardo, e niente. Milan-Atalanta dei 21, e noi ci vediamo al prossimo video. No, non sarà stasera, poi se sarà stasera vuol dire che sono un matto. Bella.